Allora, sei conscio del fatto che ti stai per guardare la seconda parte di un tutorial? Perché se, cioè, nel senso, non so, magari tu sei uno di quelli venuti da poco, quindi, che ne so, se ti sei già visto la prima parte, o magari sei solamente uno che ha cliccato sull'Action Vigors e si sta guardando la seconda parte. Vabbè, comunque, in tal caso, se tu non hai visto la prima parte del tutorial, beh, clicca qui sulla foto mia di quando ero piccolo. Dai su, clicca. Qui. Hai cliccato? Ok. Ciao. Ora che abbiamo posizionato i vari aggeggi del viso, dobbiamo passare alla seconda cosa più importante del disegno, e cioè la forma del viso. E anche per disegnare questa, prendiamo tramite le cose che abbiamo già disegnato alcuni punti fondamentali che ci possono aiutare a tracciare le linee giuste. Poi sempre con questo metodo tracciate capelli, nei e altri elementi. Ricordate, se avete disegnato tutti gli elementi nel posto giusto e con le linee giuste, avete già fatto metà del disegno, poiché il resto è tutto chiaroscuro. Poi, per quanto riguarda l'andare a rifinire bene le forme, è tutta questione di occhio e precisione, e per questo non c'è niente da fare, dovete allenarvi. L'unica cosa che posso consigliarvi è di tenere ben vicina la foto per poter sempre riportare con sicurezza ogni particolare. Alla fine, poi, quando credete di aver finito il disegno, formato solo dalle linee di base, quindi il disegno senza chiaroscuro, un ottimo esercizio che vi consiglio per allenare l'occhio è quello di prenderlo, mettere il foglio sopra la foto originale e poi andare, che ne so, vicino ad una finestra. In questo modo potrete vedere tutte le misure che inconsciamente avete sbagliato e per voi sarà una vera e propria illuminazione. Quindi, dopo aver fatto questo, potrete riprendere il foglio e rimettervi al lavoro sapendo già tutte le cose da correggere. Ripetete questo procedimento finché il disegno non vi viene più o meno uguale. Naturalmente poi con l'esperienza e la bravura imparerete ad azzeccare al primo colpo le linee giuste. Ma ricordate, non correggete il lavoro mentre lo state tenendo sopra la fotografia, perché altrimenti quello là poi diventa ricalcare e a ricalcare ci sono buoni tutti. Vedete, le linee sono esattamente quelle, però come mai il disegno sembra non azzeccarci niente con la foto? Questo soltanto perché non c'è il chiaroscuro. Per questo vi ho detto che le linee iniziali sono le linee più importanti, perché se avete fatto bene quelle, poi basta anche solo mettendoci un chiaroscuro fatto molto a schizzo, il disegno sarà comunque verosimile alla foto. Detto questo, basta, credo di avervi detto tutte le tecniche, gli esercizi e dato tutti i consigli che potevo darvi. Mi auguro che possano aiutarvi per migliorare. E se avete qualche domanda, oppure avete fatto, grazie a questo tutorial, un disegno e me lo volete far vedere, mettetelo pure qui sotto come video di risposta. Io lo vedrò sicuramente, perché come ho già detto, io vedo tutto quello che mi scrivete, leggo tutto quello che mi scrivete, rispondo quando è possibile e cerco sempre di dare una mano. E ricordate, disegnate, disegnate e disegnate ancora, perché questo qua è davvero l'unico modo per migliorare. Capito, Francio? Capito, Francio? Francio? Francio! Oddio, Zana Melino, sono stitico! Oddio, Richard, scusa! Mi sono addormentato! Cosa hai detto dopo i materiali? Cioè, sei rimasto ai materiali? Sì, purtroppo. No, non posso. Oh, Richard! Che fai? Posa! Posala! Cosa vuoi fare, Richard? Richard! E ora che dico a Giannina di Sconcirvella?